crediamo sia un bel segnale per i bambini che ritornano ad una parvenza di normalità dopo settimane di chiusura anche per loro, e anche per le famiglie che così possono usufruire di questo servizio, e anche per l'asilo stesso, per tutti coloro che lavorano all'interno. Quindi chi ha deciso di mandare i propri figli a scuola sa di farlo in sicurezza, grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali che si sono spese per riaprire il prima possibile, e quindi crediamo sia un messaggio di normalità che va dato alle famiglie di questi territori, anche qui nel Vanoi, e quindi lo vediamo positivamente. Primo giorno di riapertura dopo l'emergenza Covid-19 della scuola dell'infanzia qui a Canal San Bovo, un grande segnale di speranza e anche di positività. Come amministrazione comunale, in concerto con la provincia, avevamo piacere, insomma, di essere tra i primi in Trentino a dare questo segnale, sia per la collettività e sia anche per gli insegnanti e per i bambini. Il polo scolastico del Vanoi comprende l'asilo nido, la scuola dell'infanzia, la scuola elementare e le scuole medie, un polo scolastico recente, ha poco più di 10 anni, ed è una realtà sicuramente molto importante per il Vanoi, ma anche per il Primiero nel suo complesso. Ci troviamo all'esterno della nostra struttura, presso il polo scolastico di Lausena. Oggi abbiamo potuto riaprire la scuola per i nostri piccoli bambini. Durante quest'anno scolastico 19-20 avevamo 33 iscrizioni. Adesso, per questo periodo estivo, una decina di famiglie hanno manifestato l'interesse di proseguire nell'attività scolastica. Quindi siamo liete di essere riuscite a organizzare al meglio la nostra struttura.